Constant Puyo, l'altro grande pittorialista, l'altra gamba del pittorialismo francese e internazionale insieme a Debussy. Facevano parte tutti e due del Fotoclub di Parigi, hanno pubblicato tantissimi libri insieme anche di tecnica fotografica, condividevano le stesse tecniche, la carta carbone, il bromolio, la gomma bicromata o bicromatata, come dice qualcuno. Usavano gli stessi obiettivi da ritratto che avevano un certo grado di aberrazione sferica. Usavano il famoso Petzval e consigliavano di usare questi obiettivi per il ritratto. Puyo era un pittorialista ancora più convinto di quanto lo fosse Debussy, che poi a un certo punto si ritirò da queste sue idee. Ma erano molto diversi fra di loro. Debussy era etereo, anche nei suoi nudi. Puyo pure era etereo, ma quando si trattava di ritrarre soggetti femminili non era poi così etereo. Le sue stampe risultano molto più nitide, molto più incise, probabilmente perché lui non voleva che la bellezza femminile fosse troppo coperta da artefatti, come in fondo faceva Debussy, che ricordiamoci era comunque un grande artista. E poi le donne di Puyo chi erano? Guardando quelle fotografie ci si rende conto che lui non attingeva certo dai bassi fondi di Parigi per recuperare quelle donne, anche nudi di donna, ma erano donne che evidentemente facevano parte del gran mondo di Parigi, perché Debussy e Puyo erano persone estremamente benestanti. Quello che colpisce più di Puyo è la sensualità delle sue fotografie, la sensualità delle sue donne, la maestria nell'uso della luce. Puyo in questo era un maestro, basta guardare quelle fotografie di queste donne in preghiera con i veli, con una luce che gli viene da dietro, su uno sfondo completamente nero, e un'altra luce che illumina il volto in quella maniera appena sufficiente per farlo vedere, e delle candele accese. Quale qualità? Quale artista era Puyo? Quindi Puyo è l'altro grande artista insieme a Debussy.